Ciao, mi chiamo Marco Zanni e questa è la mia voce. Oggi, grazie al computer, posso modificarla a mio piacimento. Posso parlare molto rapidamente, come in fondo alle pubblicità di medicinali. Oppure molto lentamente, come un disco che si ferma. Posso fingere di essere al telefono. Di trovarmi in una stanza vuota. Oppure di canticchiare sotto la doccia. Mamma, 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 Maria, mamma. Basta schiacciare un tasto e... sono su un treno. In un canyon. Sott'acqua. Minchia, una cernia. Fico, vero? Già. Grazie alla tecnologia, al progresso e ai software sempre più perfezionati, la mia voce non è altro che un suono. E con questo suono posso farci quello che voglio. Quello che voglio. Non ho limiti. Non ho vincoli. Non ho confini. Sono libero. Ma c'è una cosa della mia voce che nessun computer può modificare. E questa cosa è il senso, il valore, il significato di quello che dico. Quando senti la mia voce, non ascoltarne il tono, non ascoltarne il colore, non ascoltarne il suono. Quando senti la mia voce, sogna. Quando senti la mia voce, pensa. Quando senti la mia voce, ascolta le parole. Perché le parole pesano, significano, contano. Perché le parole parlano. Marco Zanni, potere alla parola.